Mi sento bene solo se mi faccio male. Il bene in fondo che cos'è? Ognuno ne ha per sé. Rovescia e contrariata a contraddizioni di non arrivata libera. Sono stonata. Intanto buonasera a tutti, buonasera a tutti. Lunatica on the radio, eccoci qui. Ciao Samantha. Ciao Emanuele, finalmente sono tornata. Sei tornata dopo qualche puntata che sei stata un po' assente. Sì. Tra traffico, tra influenza, tra COVID, australiane, traffico. Ce le abbiamo messe proprio, tutte, ce sì. le abbiamo messe tutte. Meno male che non mi hanno licenziato. No, assolutamente no, assolutamente no. E allora, abbiamo ascoltato una canzone molto molto interessante. I Prozac, era un po' di tempo che non ascoltavo i Prozac, abbiamo ascoltato Stonata. Sai perché abbiamo ascoltato questa canzone? Perché c'è chi ce l'ha suggerita? C'è, esattamente, è con noi Samsa. Ciao Samsa. Ciao, ciao. Ciao, benvenuta. Allora, noi partiamo sempre con la domanda delle domande, ma prima vogliamo sapere perché proprio questa canzone. Ah, perché mi risuona particolarmente. Quindi io amo molto e quindi li ascolto. Nonostante sono un po' passati. Beh, però, come dire, hanno fatto la storia della musica. Beh, diciamo la storia della musica punk italiana, cioè esatto. Sotto ogni aspetto. Senti, invece, chi è Samsa, poetessa, ma anche Samsa di tutti i giorni? Noi siamo molto curiosi. Io sono di Termoli, vivo in Molise e studio, mi sto finendo di laureare in filologia e gestisco un bed and breakfast. Beh. Questo è quello che faccio tutti i giorni. È l'impegnativo però. Beh, non è facilissimo, anche perché contatto con la gente, però è anche stimolante dal punto di vista creativo, magari avere tanti contatti sì, con le persone. Anche filologia non è facile. Anche filologia non è facile. No. Te lo dico per esperienza. Esatto, esatto. Quindi esatto, esatto. Non è facile. Senti, quando è... Noi spesso parlando con gli scrittori, con i poeti, diciamo sempre che l'essere umano ha sempre avuto, diciamo così, la spinta di scrivere, no? Però c'è un momento in cui c'è lo switch, cioè far leggere agli altri quello che scriviamo. Quando è scattata questa cosa per te? Ma far leggere agli altri quello che scrivevo in realtà è una cosa che è iniziata presto, perché al liceo scrivevo e mi piaceva condividere queste cose con principalmente con il professore e poi con altri amici. E poi in realtà lo switch successivo è stato dirle ad alta voce, quindi interpretarle, che è arrivato dopo. Quello forse è il gesto più coraggioso che si possa fare. Sì, anche perché interpretare non è facilissimo.
Esatto, quello è stato un percorso che ho iniziato nel 2015 e mi ricordo benissimo la prima volta che l'ho fatto, stavo spezzando il microfono con la mano perché mi imbarazzava molto e insomma è faticoso, però poi è sempre bello. Sì, anche perché il rapporto col pubblico poi è molto enfatizzante, no? Sotto ogni punto di vista, e quando vedi il pubblico che magari poi apprezza, no, quello che scrivi e come lo interpreti, no, soprattutto reagisce con le proprie emozioni, no? Allora magari se in quel momento tu vuoi trasparire un determinato sentimento nel pubblico e quel sentimento tu lo vedi, allora là dici: ok, sono stata brava, ho fatto il mio. Esatto. Senti, com'è proprio il tuo rapporto col pubblico? Ah, col pubblico è un rapporto abbastanza cieco, nel senso che faccio molta fatica a guardare negli occhi le persone, però la cosa più bella per me è in realtà la condivisione con gli altri poeti e poetesse, perché in quel modo lì in realtà i testi vivono, si contaminano, c'è un modo di crescere, altrimenti da Termoli in Molise diventa complicato andare oltre se stessi. Cioè, non è facile trovare luoghi di incontro. Tra l'altro, purtroppo noi abbiamo spesso e volentieri una concezione della poesia, quella scolastica, no? Che è sbagliata esattamente, me. Perché magari ce la fanno, per carità, studiare male, tra virgolette, passatemi il termine, cioè, nel senso che ci danno, arrivano a farcela poi odiare. No, più che altro è perché magari poi ci danno quasi un preconcetto nella poesia, quando che invece è tutta un'altra cosa, cioè entrare in questo mondo e capire questo mondo è molto interessante. Assolutamente, è complesso ed è in divenire, quindi secondo me è una delle cose, cioè delle scene più interessanti in Italia adesso. Senti, Samsa, tu hai detto che hai iniziato effettivamente a scrivere o comunque a condividere con gli altri nel 2015 i tuoi pensieri. In questi quasi 10 anni, perché ormai siamo nel 2023, ci siamo quasi. Hai notato un cambiamento nello scrivere le poesie che magari nell'approcciarsi al mondo della poesia? Ah, certo. Ma da parte mia o in generale? In generale. O sì, poi anche come l'hai vissuta tu, insomma? C'è molto più interesse, è come se questa storia della poesia stia diventando di moda, il che è una cosa bella, e insomma non è più da sfigati scrivere su carta quello che si sente, e quindi c'è una maggiore quantità di persone che partecipa sia agli eventi che poi si mette a scrivere, e questo vuol dire più produzione, più possibilità di evolversi, ci si contamina di più. Questo è quello che sta accadendo anche un po' nel mondo nerd, no? L'abbiamo visto, cioè il nerd vedendo nel passato è sempre stato visto come quello un po' sfigato, no? Invece oggi è come il rovescio della medaglia, la rivincita di quello che è il mondo degli sfigati, però era sempre messo lì da una parte, sì, no? Sì. Spesso anche un po' l'abbiamo visto nei film degli anni 80, un po' bullizzato, no? Invece oggi, cioè, il mondo nerd è come il mondo della poesia, sta tornando proprio prepotentemente sotto ogni punto di vista. Esatto, che se uno pensa un poeta fra tutti, Shakespeare, che al giorno d'oggi o comunque qualche decennio fa, se iniziava a scrivere poesie veniva considerato uno sfigato, cioè da pensarci, vabbè, bene, cioè, insomma, eh? Cioè, diciamo quello sì. Che succede. Esatto. Senti, invece ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale, ci ascoltiamo Meg, Olio su tela, poi torniamo. Traccia dei campi, rughe al sole, muscoli tesi, mente altrove, altrove. Come il grano.
qualcosa c'è di scritto, è soltanto il canovaccio. Se su questa terra qualcosa c'è di definito, è sicuramente il solco dell'aratro. Braccia dei campi, rughe al sole, muscoli tesi, mente altrove. In diretta qui su Web Live TV, salutiamo subito Giulia Massarelli e il suo Lunatica Contest. Ciao Giulia, seguici fino alla fine, mi raccomando. Siamo con Sams, abbiamo appena ascoltato Meg, Olio su tela. Un altro piccolo accenno su questo pezzo. Questo anche è complicato, perché comunque è una musica che viene da Napoli, e con tutte le sue costruzioni musicali. Meg io la amo particolarmente, mi sembra un po' un essere così, una creatura più che una persona fatta di carne, e questo me la fa piacere molto. Tra l'altro Meg e 99 Posse, insomma, hanno fatto quasi la storia del rap napoletano, no? Io spesso lo cito, Napoli e rap, che ultimamente sta andando fortissimo, ma in realtà hanno radici che vengono da lontano. Non è da oggi che c'è lontano, questo binomio. Senti, abbiamo letto nella tua bio della Slam Poetry, no? Che questa particolare, una cosa molto particolare che non tutti conoscono, tornando un po' al discorso di prima della poesia, che quasi un po' alla portata di tutti. Esatto, cioè, perché uno, tornando alla scuola, era vista come una cosa altolocata, no? Perché magari questi poeti dell'Ottocento li vedevi un po' Giacomo Leopardi chiuso nel suo studio. E invece, esatto, Mark Smith, alla fine, quello che ha dato il lampo alla Slam Poetry, era un operaio, quindi, cioè, uno che partiva comunque dal basso. Sì, c'è questa possibilità di contaminarsi con il basso, cioè non scrivere per i salotti, ma scrivere e confrontarsi per un pubblico composto da, cioè, un pubblico eterogeneo, e la possibilità di interagire col pubblico e che il pubblico interagisca con i poeti e con le poetesse, perché in realtà le realtà più belle di Slam Poetry è dove, cioè, sono quelle dove il pubblico è attivo, quindi esprime giudizi, fa le ole, fa i bu, applaude, cioè è coinvolto nella vicenda della gara, e questo è un buon modo di svecchiare la poesia. Esatto. Ah, sì, è un po' come gli stand-up comedy, che ti segui il comico che fa il suo piccolo sketch e spesso c'è molto discussione col pubblico, molta interazione col pubblico. Esatto. Tra l'altro mi sembra di aver visto in alcuni video su YouTube che spesso e volentieri durante le Slam Poetry anche qualcuno del pubblico prende coraggio e prende il microfono e sale sul palco, cioè mi è capitato anche di vedere queste scene, questo è molto interessante. E anche di trovare persone, a me mi è capitato di partecipare ad un poetry slam con questo signore che era abbastanza anziano, che si trovava in università, e a un certo punto si è gasato per il fatto che la situazione si era creata, e quindi si è alzato e ha letto questa sua poesia, ed era molto emozionato, ed è stato molto emozionante in realtà condividere con lui quel momento. Sì, perché magari anche una persona anziana che
magari scrive da una vita e non ha mai avuto quel coraggio, quella magari incoraggiamento da parte di qualcuno che gli sta vicino di alzarsi in piedi e recitare. Però in realtà, non so se ti ricordi, ma abbiamo vissuto un'esperienza simile quest'estate. Eravamo in vacanza, io e Samantha eravamo in vacanza. Ah, è vero, piccolo paesino dell'Alta Toscana, e mentre eravamo in questo paese a Poppi ci ferma un signore molto anziano, ci ha fermato un signore e ha detto: vi vorrei voi non siete di queste parti, vi voglio raccontare una poesia. E ci ha letto questa poesia, ma ti giuro, mi ha talmente emozionato che poi ci diceva: ma secondo voi è bella? Ma che ne dite? Vado in tabaccheria a fare le fotocopie, vi faccio le fotocopie e ve le do, e ve le lascio, e le lascio. È stata una cosa molto, molto interessante. A me ha fatto veramente tanta tenerezza questo signore anziano, che poi la recitava con molta enfasi, come si diceva, con sentimento. Con sentimento, esattamente. Alla fine si è emozionato pure lui e stava chi lacrimoni. Madonna, che meraviglia! No, veramente, sì, guarda! Una scena quasi onirica, possiamo dire. Sì, cioè, quasi quei film, esatto, che dici. Esatto, è molto, molto particolare. È vero. Molto interessante. E mi è piaciuta tantissimo la poesia. Senti, tu che fai poesia comunque, dovessi dare magari un consiglio, un'indicazione a un giovanissimo che si approccia alla poesia. Qual è il... Scusa una cosa, c'è un errore di fondo. Beh, è un giovanissimo, però magari... Perché giovanissimo? No, sai perché? Perché i giovani magari si devono avvicinare alla poesia. Ho capito, ma magari un ci consiglio passerà... generico. Chiunque. Chiunque, certo. Pure un cagnolino si può avvicinare alla poesia. Esatto. Fa un bau in rima. Qual è il tuo consiglio? Ce ne sono due, ma sono quelli che uso, cioè che io faccio su di me. Sono le manovre che faccio io: fare psicoterapia e aprire il dizionario. Perché il dizionario ci aiuta, un utensile che non si usa più e che in realtà contiene tante parole che hanno significato, hanno senso di esistere così, e quindi sarebbe buono che chiunque voglia scrivere le usi. E fare terapia, perché non si può parlare di ciò che non si conosce. È verissimo. È vero. Tra l'altro leggevo proprio tempo fa su una ricerca che purtroppo, a me, qui parliamo di giovanissimi, si stanno usando sempre meno termini. Cioè, esatto. La lingua italiana, che ne ha tantissimi, tra l'altro. Credo che sia il vocabolario più grande, più esteso tra le lingue conosciute mondiali. Questo è un vero peccato. A me forse gli smartphone, che siamo sempre lì con... Io faccio sempre un esempio. Queste... Se prendi il dizionario italiano e prendi quello inglese, sono uguali. Però c'è una differenza, che quell'inglese c'ha sia la traduzione inglese-italiano che italiano-inglese. Esattamente. Quindi... Esattamente, purtroppo questa è una ricerca molto, molto brutta, tra virgolette, perché significa che stiamo perdendo un po' comunque il linguaggio, tra virgolette. Comunque in media una persona, se non sbaglio, ha un vocabolario personale di circa 5.000 parole, o comunque un qualcosa del genere. La lingua italiana ce n'ha 55.000, cioè, quindi, parola più, parola meno. È cosa buona e giusta dare un'occhiata al vocabolario, perché fa veramente, è veramente esatto. Poi magari si vengono riscoperte parole che vengono definite desuete. Sì. E dici: oddio, io non sono basita da quella parola che non conoscevo. Invece sta lì da centinaia di anni. È vero. Senti, invece, Samsa, com'è il tuo modo di scrivere? Io spesso, specialmente a chi canta, no? Spesso gli faccio la famosa domanda: illuminazione divina o più ponderato, ecco? Ma diciamo che sono io, mi scrivo adesso e mi scrivo, che ne so, gli appunti, se mi viene in mente una frase o una parola che mi piace, faccio una specie di raccolta, e poi ci sono dei momenti in cui decido di metterle insieme e ne tiro fuori cose, però è un work in progress, non penso ci sia un'ispirazione vera. Cioè, non è che c'è un lampo di genio così che partorisce qualcosa, semplicemente è l'accumularsi di materiale.
Tra l'altro, dal mio punto di vista, il mondo della poesia è molto affascinante, cioè perché in realtà nei versi, perché è molto simile alla canzone, perché per carità ogni testo è una poesia, però la poesia come la canzone arriva ad ognuno di noi in maniera diversa, cioè anche in base ai propri sentimenti. Forse solo queste due cose, in realtà tutto il mondo dell'arte, però... Io volevo solo ricordarti un vecchissimo esperimento del caro Rosario Fiorello, l'estate di San Martino, l'ha musicata, no. Cioè una poesia messa in musica, esatto. Quindi però, diciamo, testi di canzoni e poesie secondo me sono molto simili, però diciamo, esatto. Alla fine la poesia arriva ad ognuno di noi in maniera differente. È come dire un libro, un testo inizia a vivere quando l'autore mette il punto finale, perché poi è nello spazio che c'è tra le parole di chi scrive o di chi performa e le orecchie di chi ascolta che si crea l'unicità. È la bellezza di fare arte e di non fare, che ne so, matematica. Esatto, esattamente. Però i matematici direbbero che c'è sentimento e poesia anche nei numeri. C'è chi vede cose però, romantiche anche nel mondo della matematica. Scusate, se uno prende una poesia in metrica, versi ripetuti, versi... comunque c'è una formula matematica. C'è della matematica, però Senti, siamo quasi alla fine della nostra piacevole chiacchierata, le ultime domande di rito, insomma, la prima ovviamente sappiamo che nel mondo di ogni artista c'è sempre qualcosa in preparazione, no? Nel cassetto di Samsa che c'è? Ah, io sto lavorando ad un progetto che dovrebbe essere una specie di poesia in musica, che non è una canzone ma è una cosa tipo spoken music, ma è infilato nel cassetto, cioè proprio sotto altre cose, quindi non si sa quando vedrà la luce. Vabbè. Messo nel doppio fondo del cassetto, in pratica. Esatto. Vabbè, però sta lì, che sta piano piano crescendo sotto ogni tanto. Esatto. Oh, che bussa, ci sto pure io, esatto. Senti, e poi abbiamo, penso, le domande alla fine più importanti di tutta la nostra chiacchierata. E sono la prima, dove i nostri ascoltatori possono trovare i tuoi testi, quindi le tue poesie, e la seconda, dove possono trovare te. Ovviamente niente indirizzo di casa, si parla di social. Assolutamente. Le mie poesie da nessuna parte. Io ho fatto un'unica raccolta autoprodotta insieme a un'amica e abbiamo costruito quello che era un libro d'acqua. Quindi abbiamo stampato i testi e inseriti in questa specie di sacchetti di plastica riempiti con l'acqua di mare. E era un'edizione ultra limitata, quindi vuol dire che ce l'hanno soltanto mia mamma, che ne so, mia nonna e i miei amici. Wow! Bellissima questa idea! Molto interessante, sì, bellissimo. Un'idea molto particolare. Spettacolare! Molto interessante. Il senso era un po' quello di rendere visibile e così palpabile il senso di dover partecipare all'atto artistico, quindi il fatto che diciamo prima che la poesia esiste a contatto con il pubblico, altrimenti non ha senso di esistere. È verissimo, è verissimo. È vero. Senti, invece, quindi non ci rimane altro. Aspetta, che... non ci ha detto dove seguire lei. I social, ma è di corsa. Oggi parlo di corsa. Mi metto il freno a mano, ok. Dove ti troviamo, Samsa? Solo su Instagram, Samsa Fumantina. Interessante, Samsa Fumantina. Bello, bello il nome. Senti, noi invece adesso ci ascoltiamo. Ovviamente la tua terza canzone e... chiaramente qui alziamo le mani perché arrivano i Nirvana, Polly, canzone delle canzoni, tra virgolette. Quindi ce l'ascoltiamo, ma prima di tutto ti salutiamo. Ti ringraziamo per averci tenuto compagnia, ringraziamo anche i nostri ascoltatori che ci hanno sopportato fino adesso. Esattamente, quindi... Alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Ciao Samsa. Ciao. Ciao, grazie. Arrivano i Nirvana. Ciao a tutti. A cracker, I think I should get off her first. I think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself.
got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. She would like some food. She asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me, haven't seen. Let me clap dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told.